Secondo me sarà una partita molto molto combattuta, molto molto tesa. I numeri dicono che Juve e Roma fanno comunque pochi gol, che la Roma ne prende ancora meno all'Olimpico, che la Juve ne segna meno in trasferta rispetto all'andata. Sono in ottima forma, ne hanno presi soltanto 5 in campionato in casa loro, quindi può essere una partita, ma non dico da 0 a 0 perché 0 a 0 sarebbe forse un risultato che potrebbe essere comunque plausibile, troppo noioso, diciamo così, però un 1-0, 1-0-1, 1-1-1, qualcosa del genere, non mi aspetto tanti gol in generale. Juventus con la formazione titolare, è la stessa del Toro, uguale, la stessa del Derby, ma con Locatelli al posto di Barrenechea. Quindi continuità di formazione. È anche la formazione che mi aspetto poi col Friburgo. Loro giocano con Wijnaldum. Ho un po' paura. Dybala prima punta. È partita. Palla alla Roma. Dybala dal limite dell'area. Dybala se la porta sul mancino. Murato da chi? Non ho capito. Due squadre molto attente con la Juve che sta cercando di fare un po' più la partita. La Roma quasi solo attenta alla fase di non possesso. Danilo saltato, è stato Rabiot? Attenzione Spinazzola che scappa via da solo. Non eravamo rimasti davanti al pallone. Un errore abbastanza banale. Deve allontanare Kostic su Dybala. Bella palla di Di Maria per Rabiot. La sponda per Vlahovic dal limite dell'area. Cerca l'inserimento per Fagioli. Vlahovic ha voluto fare il trequartista. Non ha voluto tirare. Ha cercato l'ultimo passaggio. Ma allora, fino adesso non è successo niente, ma ho la sensazione che la partita possa diventare qualcosa di serio da un momento all'altro. Cioè, ho paura che davvero ogni singola occasione vera possa diventare un gol. No, Dybala, perché da solo Dybala? Non può essere da solo Dybala! Szczęsny! Non si può lasciare da solo Dybala, eh? È partito Kostic. Occasione per la Juve. C'è spazio. Di Maria rimorchio. La chiama! Di Maria cade. Molto bravo. C'è Fagioli, c'è Fagioli, c'è Fagioli! Tira, Faggio, tira! Perché si è alzata sta palla? Ma diamogliela a rasoterra. Poi lui sicuramente poteva stopparla meglio. Ma se non gliela diamo... Hanno sbagliato tutti e due. Perché Rabiot gliel'ha data male e in ritardo. Gliel'ha data male perché la palla ha rimbalzato e Fagioli l'ha stoppata male. Ha sbagliato tutti e due. Bisogna stare attenti perché se si è fatto male Alexandro... È dalla parte dell'uomo più pericoloso della Roma che è Dybala. Ma la Juve ci ha provato a pressare, a fare possesso nel metà campo della Roma, ma non ha mai tirato in porta. Non ha mai tirato in porta. Cioè, non ci sono state occasioni della Juve. Ha fatto 40 minuti di nulla cosmico lì davanti. Così, Locatelli da 200 km tira. Così, primo tiro della Juventus. Bisogna muoverla più velocemente, sennò questi sono barricati dietro. Sì, palo! Palo di Rabiot. Bella palla di Danilo. Ma palo o parata? Parata, palo! Parata, palo! Parata, palo, parata di piede. Sono un po' preoccupato. Bonucci per Alexandro, sono un po' preoccupato. Perché comunque Alexandro sta facendo una buona stagione e perché comunque Bonucci è da un po' che non gioca e le volte che l'ho visto giocare non mi è sembrato proprio splendido. 1-2 con Zielinski di Kostic. Dentro per Rabiot. La palla di Rabiot per Fagioli. Parte Kostic, ancora. Quella fascia lì è da arare. Kostic è entrato in area. La mette a rimorchio per Di Maria che non ci arriva. Vediamo se entra anche Di Maria nella partita. Che cross di Di Maria per Vlahovic. Davvero, non sono tranquillo. No, Mancini mi sembra. Ma no, ma abbiamo preso gol da Mancini. Ma abbiamo preso gol da Mancini da fuori area. Ma da Mancini da fuori area. Ma dai, ma non ci posso credere, Mancini è fuori area. Cioè, sembra l'1-0 di Gattuso da fuori area, la stessa cosa.
Mancini da fuori area. Ci posso credere. Ci posso credere. C'è uno con il cellulare che gli fa il video anche. Ma non ci posso credere. Non lo usa neanche a scendere dal letto Mancini il piede. Ci fa gol da fuori area. Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Ma che diagonale ha tirato fuori? Ma incredibile. Incredibile. Gol da Mancini da fuori area. Certo, è troppo libero, è troppo libero. Rabiot è uscito tardi. Ma no, ma no, ma no. Gran intervento di Cuadrado. Oh ragazzi, dobbiamo svegliarci, eh. Mi ha preso gol, succede. Succede prendere gol nella... Succede. Succede. Ogni tanto facciamo sta roba qua, che se prendiamo gol finisce il mondo. Queste squadre sono umorali, basta un gol... Sia noi che loro, sia noi che loro, siamo umorali tutti. Oh, ma guardate, ma Vlahovic, ma perché lo facciamo andare via questo? Ragazzi, mi ha smesso di marcare. State vedendo come non li marcano più. Ma il Cuadrado tira in porta. Ho questa sensazione che il Cuadrado tira in porta. Ha tirato davvero. Cos'è? Parata, angolo, palo, cos'è? Palo. 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 Cappuccio sì. Cappuccio sì. Dai, mezz'ora per recuperarla. L'anno scorso dissi una cosa. Juve, ti sfido, fammi vedere come si recupera una partita. 30 minuti per dimostrarmelo. Ma mister, 20 minuti Pogba non li può fare? 20 minuti? Di Maria. Vlahovic. Cosa stanno facendo? Quanta confusione, ragazzi. Quanta confusione, ragazzi. Che caos, che anarchia. Che cazzo di parata di Szczęsny. Che cosa ha parato Szczęsny? Parata clamorosa. Parata clamorosa di Szczęsny sul secondo palo a Smalling. Chiesa, Pogba e Di Maria. Questa è la... Questa è la Juve reale di Allegri. Questa è la Juve reale di Allegri. Rabiot, Pogba e Paredes, Chiesa, Di Maria e Vlahovic. È la Juve reale e non virtuale che aveva detto Allegri a sconcerti, eh? Questa. Questa. Ci sono 13 minuti più recupero di Juve reale. Che giocata di Di Maria! Non è entrata! Palo ancora! Palo ancora, aveva tirato in porta Paredes. Angolo, 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 angolo! Oh, è angolo! Autopalo della Roma. E questa è... Ma cos'è? Ma Ken è entrato 12 secondi fa! Ma cosa ha fatto? Ma cosa... Ma si può fare una roba del genere? Ma io ti faccio una multa e tu non vedi più il campo. Tu non vedi più il campo, Ken. Non vedi più il campo. Ma si può fare una roba del genere? Sei entrato in campo 12 secondi fa. Ha tirato un calcio a Mancini. Ha tirato un calcio a Mancini. Mancini si è tuffato dopo, ma che gli ha tirato un calcio? Gli ha tirato un calcio, Ken. Ah, signore Dio dell'universo. Ho sbagliato un rigore, Danilo. Persa. Abbiamo perso sta partita. Posso credere.